Let's go, bitches! Vi rubo proprio 30 secondi all'inizio di questo video. Voglio ringraziarvi, abbiamo raddoppiato le views, le persone, comunque la partecipazione allo streaming e anche ai video, se avete visto. Stiamo aumentando a dismisura, sono felicissimo di poter condividere comunque il mio sapere, di poter utilizzare la mia conoscenza di Call of Duty e comunque anche di riuscirvi a intrattenere in streaming per ore, di tenervi incollati a uno schermo, vedendo me che gioco, provo cose, interagisco con voi. Quindi vi ringrazio, ieri eravamo 600 in streaming. Guardate il video di ieri, quante views ha avuto, pure quelli vecchi stanno andando benissimo. Io vi ringrazio a tutti e vi lascio a questo stupendo video. Bene, bene, bitches, let's go, bitches. Allora, quello che state per vedere è uno degli allenamenti che faccio dall'inizio di Black Ops 3. Non l'ho mai voluto dire, non l'ho mai voluto, diciamo, parlarne, ma è uno degli allenamenti che ho utilizzato io, specialmente quando ho giocato con i fucili d'assalto nel competitive, quando comunque mi dovevo allenare per mantenere una mira perfetta al millimetro. E questo allenamento è molto utile, secondo me, e può riuscire quindi a aumentare la vostra abilità sia nell'aggancio, sia nel seguire il bersaglio, sia la vostra precisione. Quindi andiamo subito nel dettaglio. Per prima cosa, quello che dobbiamo vedere sono le impostazioni di gioco. Bene, allora andate su partita privata. In questo caso mettete la stanza chiusa, dovete esserci solo voi. Ovviamente normale dovete mettere come standard, come settaggi, eccetera eccetera. Andate, mettete tutti contro tutti. Limite di tempo mettetelo senza limiti, il numero di uccisioni pure quello mettetelo senza limiti, o fate come volete. Ma quello che è importante è andare sul settaggi generali e cambiare la minimappa su impulsi e levare anche ovviamente la kill cam, comunque la visuale morte. Questo perché, per prima cosa, la minimappa messa di impulsi, perché così non dovrete mai guardare la minimappa, o comunque non potete stare con gli occhi incollati alla minimappa per vedere dove saranno i nemici. E per quanto riguarda la kill cam, l'ho disattivata perché non ho ancora ben capito se i bot guardano la kill cam quando muoiono, perché alcune volte non respawnano do subito dopo che li avete uccisi. Una volta fatto questo, andate sulle impostazioni salute e danno e aumentate la salute al 150%, quindi una volta e mezza la salute normale sarebbe, metà della salute normale in più. Cosa vuol dire questo? Che ci vorranno più colpi per uccidere una persona. Ultima cosa che dovete fare è l'impostazione dei bot. Io ho messo il massimo perché sono pazzo, ho messo 17 bot, ma il mio consiglio è di metterlo, diciamo, sui 12, 13, 14 bot per fringe, perché poi diventa esagerato e verrete circondati e distrutti dai nemici. Per quanto riguarda la classe che dovete fare, dovete prendere l'ICR, fucile d'assalto, molto preciso, con un danno bassissimo, mettere un mirino, quello che volete, se lo utilizzate, potete pure non utilizzarlo questo, utilizzare estrazione rapida assolutamente, calcio regolabile assolutamente e caricatore aumentato assolutamente. Queste sono le cose fondamentali da mettere sull'arma. Gli accessori fondamentali, il mirino sta a voi se metterlo o no, o quale mirino scegliere. Per quanto riguarda le specialità, antischegge per evitare di morire sulle granate, prestigiatore per mirare più velocemente in corsa e infine maschera tattica. Questi sono gli accessori, questi sono i perk e questa è l'arma. Ma ora andiamo diretti, diciamo, al gameplay, alla spiegazione e cosa bisogna fare. Bene, siamo qui nel gameplay, nel tutti contro tutti contro i bot, e ora vi spiegherò quello che dovete fare. L'ICR ha 42 colpi e con la vita al 150% ci vorrà un colpo in più per uccidere, quindi da vicino 5 colpi, da lontano, da media distanza 6 ed ancora più lontano a volte addirittura 7. Questo allenamento si basa sul fatto che voi dovrete riuscire ad uccidere più persone possibili con lo stesso caricatore da 42 colpi. Sì, in verità è possibile uccidere più di 7 persone o addirittura 7 persone con lo stesso caricatore. Ma quello in cui io vi voglio far focalizzare è riuscire a uccidere almeno 6/7 persone per caricatore. Questo è quello a cui dovete, diciamo, ammirare, o comunque dovete riuscire a mirare a fare questa cosa. È il vostro bersaglio, il vostro goal. Riuscire quindi con lo stesso caricatore a uccidere più di 5 persone. 5, diciamo, 5 persone con un caricatore sta nella media. Quindi ogni volta che giocherete cercate di non ricaricare mai. Cercate di fare più uccisioni possibili, anche se magari sono un po' distaccate. E prendete tutto il tempo del mondo che vi serve per uccidere ogni singolo nemico. E piano piano, più, diciamo, prendete confidenza con l'arma, con la sensibilità che state usando, se avete magari cambiato sensibilità, quindi con i bot, il fatto che hanno la vita più alta, eccetera, eccetera, cominciate a velocizzare, a cercare di ucciderli più rapidamente possibile, a cercare di fare più long shot, magari più kill in salto, muovendovi a destra e sinistra, eccetera, eccetera. Ma ricordate sempre che questo allenamento si basa sulla precisione e sul fatto di riuscire a uccidere le persone con lo stesso caricatore.
caricatore senza mai caricare, perché quando vi dirà la scritta in mezzo allo schermo premi il tasto quadrato, quello che avete X per ricaricare, voi non dovrete ricaricare, dovrete focalizzarvi invece sempre sul nemico. Questo è un allenamento ottimo anche per chi ha il vizio come me di ricaricare sempre. Mi raccomando ragazzi, ricordate, se vedete che cominciate a smirare i colpi a un certo punto andando avanti con l'allenamento, fermatevi, ricominciate a giocare più lentamente, perché tutto si basa sul fatto di seguire le persone mentre si muovono, mentre vi sparano, eccetera eccetera, e comunque riuscire a passare da un bersaglio all'altro velocemente man mano che si fanno uccisioni. Quindi ricordate, fare ovviamente un'uccisione mirando, sparando tutti i colpi precisi, quindi senza sparare prima di vedere il bersaglio, senza fare prefire, senza cercare di diciamo fare kill impossibili, perché qui si basa tutto sul diventare più precisi. Iniziate piano, 1, 2, 3, 4, 5 kill magari per 4-5 caricatori, bene, provate ad andare un po' più veloce se vedete che ci riuscite abbastanza bene a mirare, fino a che non arrivate sulle 6 kill quasi sempre a caricatore. Mi raccomando, questo è un allenamento molto, molto importante, io ci tengo molto che voi lo facciate, quindi fate attenzione a questa cosa, non cercate di correre troppo, non cercate di accelerare le cose, l'importante è seguire il bersaglio e mandare i colpi a segno. Siete lenti? Ci mettete tanto a fare un intero caricatore, però li mandate 6 persone a segno? Io sono felice uguale e sicuramente vi farà del bene questo allenamento. Ricordatevi, prima di iniziare a giocare ogni giorno vi mettete a fare questo per quanto volete voi, io di solito faccio sulle 100, 130, 140 kill e poi mi metto a fare lo streaming con voi. Io vi saluto bitches, ci becchiamo oggi streaming. Ricordatevi, questo è un allenamento molto importante, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere se l'avete utilizzato e se ha avuto i suoi effetti. Io vi saluto, al prossimo video, let's go bitches!